Di Teresa Cioffi, accordi floreali. Palloncini. Una cena eccellente. Fuochi d'artificio. Taglio della torta. Baci e toast nella villa del contabile di Torino, poi il gelo. Non avrei mai immaginato una serata come questa. Se mi avevano detto che il dottor Segre aveva in mente di fare quello che faceva, sicuramente non avrei accettato l'invito. Perché qualcuno ipotizzava che i membri dello staff lo sapevano. Non lo sapevamo. Sapere qualcosa. Per parlare è Maurizio Arena. Il DJ che appare vicino a Massimo Segre nel video che è andato in giro per il web. C'è stato un lungo periodo di quello che è successo quella sera nella villa del contabile con sede a Torino. E qualcuno si chiedeva se i presenti fossero consapevole del discorso che Segre avrebbe fatto. La festa, ma iniziamo dall'inizio. Venerdì 28 luglio 1900 inizia la festa. Gli ospiti si presentano all'evento con il loro miglior sorriso e un regalo per Cristina Seimandi. L'ex collaboratore di Appendino è felice e accoglie amici di grazia e cortesia. Il suo compagno si comporta allo stesso modo, con l'Aries in tasca. Ci prepariamo per la grande festa, arrangiamenti floreali. Palloncini. Una cena eccellente. Fuochi di artificio, taglia. Baci, toast, musica e abbracci. Quindi, sotto le stelle di una sera estiva. Il gelo finale. Il DJ, una situazione surreale. Mi sono trovato in una situazione surreale, dice Arena. Ho cercato di riaccendere l'atmosfera con Bob Sinclair. L'istinto era che volevo rimuovere quel silenzio glaciale. Ho fatto questo lavoro per decenni. Una cosa simile non mi era mai successa. Mentre l'ex partner di Cristina Seimandi ha parlato di bugie e tradimenti. Chiara Iadicicco, capo della ristorazione, mi prendeva cura della torta. Ero lì per lavoro. Ho ascoltato il discorso, ma senza un grande coinvolgimento. Stavo facendo di più, spiega, quando tutto è finito. Il signor Segre è partito immediatamente e la signora ha cercato di seguirlo. Quindi non li ho più visti. Mentre i presenti si sono guardati stordito. E poi non avremmo mai immaginato tutto questo. Era presente Enrico Crescimanno, presidente della circoscrizione 5 di Torino. Incontrò Cristina Seimandi durante la campagna elettorale del 2021. Quando entrambi avevano fatto domanda all'elenco di Paolo da Milano. Ho partecipato insieme a Seimandi. E Segre aveva detto che gli sarebbe piaciuto organizzare una festa a sorpresa per il suo compleanno, spiega. Ciò che è successo è stato uno shock. Nobody si è permesso di fare o dire qualsiasi cosa. Tutti si sono trasferiti in silenzio. Nessuno sapeva. Il video era ragazza o una signora che riprese il discorso con il suo cellulare. Ma ci sembrava cosa normale. In ogni caso, mi dispiaceva molto. Il video che ha mostrato al mondo ciò che Cristina Seimandi ha chiamato violenza. Non sa ancora se riferirà. Infine, Segre affronta altri problemi legali. La sua diretta SIM sarebbe sotto inchiesta per l'abitudine bancaria e finanziaria. Anche se la società stessa nega dichiarare.